arrivata sbatte violentemente la pioggia sul terreno, quindi fa una specie di spugna, praticamente assorbe l'acqua e poi la manda piano piano sul terreno, andare materialmente a contare gli alberi in ausilio col corpo forestale per poter classificare questi alberi monumentali da non poter più tagliare, perché come voi sapete gli alberi monumentali sono vietati, sono vietati al taglio, devono essere lasciati lì perché sono monumenti nazionali. Cioè ci sono strumenti in Italia per fare queste cose? Se voi andate là non vi accorgete che ha piovuto, non ve ne accorgete perché ci sono gli alberi posti intatti, i danni la pioggia li fa dove sono state le ruspe, dove si è costruito in malo modo, dove l'uomo ha messo mano, dove l'uomo toglie gli alberi, zappa il terreno e poi l'acqua perde più e provoca le frane, il dissesto idrogeologico, dove il terreno è intoccato non succede quasi mai nulla. Se andate in Sila non è successo nulla. L'acqua frenata dagli alberi è scivolata piano piano a terra, è scivolata sulle foglie, piano piano dagli ruscelli, i ruscelli sono andati nel fiume senza creare smottamenti, senza nulla. Quindi la televisione ci fa vedere pericoli, cose, ma se ci fate caso, queste cose succedono sempre vicino all'uomo. Fate caso, le foto di ieri erano sempre vicino canali, verso fiumi cementificati. Ieri in Sardegna hanno fatto vedere delle case che stavano costruite più in basso del canale che era cementificato. Era un canale sopraelevato e la casa era più in basso, non è possibile. Perché se quando non piove l'acqua è poca e non dà nessun problema, quando poi piove l'acqua esce fuori e la casa si trova più in basso. Questo no, Santa Severina, gli antichi perché avevano costruito qui sopra? Perché sotto qua? C'è noi ieri che ci ha fatto tutto sopra, un po' di rumore, ma l'acqua da noi in un minuto scende subito. Rocca di Neso si stava affogando. Ma non Rocca di Neto, Rocca Vecchia, perché anche Rocca Vecchia è costruita su una zona di arenaria. In effetti Rocca di Neto la parte bassa. Ciro Marina, quando stava su Ciro Superiore non succedeva nulla. Ciro Marina era rischiato, perché a Ciro Marina c'erano le case che sono più in basso del livello del mare, alcune case. Più in basso del livello del mare. Il mare sta più in alto che alcune case che ci sono. Quindi è normale, la colpa è sempre quasi dell'uomo. Noi da tempo ci adoperiamo su queste cose, come dire, nel giro di, siamo da 12-13 anni che portiamo avanti, la chiamo una missione, perché da un po' di tempo non è neanche più un lavoro questo, perché purtroppo lavoriamo poco, gestiamo questa struttura del comune dove da tempo portiamo noi qualche miglioramento con i fondi nostri, che non abbiamo tra l'altro, sono fondi materiali, cioè lavoro. E da tempo piantiamo gli alberi, è una cosa che facciamo con piacere, ci piace tanto, dove mancano, dove vengono tagliati noi li andiamo a mettere, purtroppo ci viene difficile educare tanto le persone perché abbiamo visto che nel corso degli anni il lavoro di rubare le querce, di tagliare alberi protetti in zone protette non è che siano tanto diminuiti, però voglio dire una cosa, che Santa Severina comunque come comune si distingue un po' rispetto agli altri. Non solo per noi, perché comunque ha 10-15 anni, ma per tutto il lavoro che abbiamo fatto nelle scuole, per la caserma della forestale che abbiamo fatto nel nostro paese. Parlare di qualcosa sul dissesto idrogeologico e dire quello che l'ASAC all'epoca, nata negli anni 50 col nome di Opera Sila, cosa ha fatto? Tutti questi terreni che vedete qua, collinari, erano spoglie. Erano spoglie senza piante sopra, e quindi che ha fatto? Anche dietro l'aiuto dello Stato, lo Stato ha finanziato questi interventi e l'Opera Sila all'epoca cosa ha fatto? Ha piantato tantissimi alberi, quasi tutti quelli che vedete qua in giro, in particolare quelli che vedete quando vi spostate verso Altiglia. C'è un albero che si chiama Eucalyptus. No, del vaso, no, ce lo può dire anche il dottore, aveva tolto già la radice da sotto che stamattina ha dovuto pure spezzare probabilmente, perché stava iniziando ad andare stretto, aveva bisogno proprio di essere trapiantato, da oggi in poi sarà più felice, no? Come lo chiamiamo quest'alberello? Micuzzo! Micuzzo!
Francesco, che è nato ieri. Davvero! Francesco, che è nato ieri, non è blu! Il Signore sia con voi. Il Signore ha creato la terra e ha affidato all'uomo le sue risorse, perché con il lavoro delle sue mani e con il suo ingegno ne tragga alimento per sé e per i propri figli. Rendiamo grazie per l'abbondanza di questi doni e impariamo, secondo quello che ci dice il Vangelo, a cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia. Corpo Forestale, Centro di Rieducazione Ambientale, tutte le associazioni che con noi hanno collaborato per la riuscita di questa manifestazione. La festa dell'albero è l'ecologico di un popolo. Fin dai tempi più antichi, all'albero e ai boschi veniva attribuita una grande importanza. In epoca romana c'era l'usanza di mettere a terra nuove piantine in occasione di festa, ricorrenze o avvenimenti. Gli alberi sono davanti ai nostri occhi ogni giorno, li vediamo trasformarsi al cambio di ogni stagione, li ammiriamo e li onoriamo. And you whisper to me when you put your